Il punto della giornata. Buonasera da Carlo Albertazzi. Parliamo oggi di disabilità e in particolare di disabilità visiva e lo facciamo con Antonio Organtini, direttore generale del Centro Regionale Sant'Alessio di Roma, avvocato, precedentemente ha svolto la libera professione, in particolare ha maturato esperienza anche internazionale nel campo della tutela dei diritti delle persone con visibilità con disabilità visiva e plurihandicap. È non vedente dall'età di 16 anni in conseguenza di una malattia degenerativa. Buonasera Organtini. Buonasera a lei. Allora, la disabilità visiva è un tema che riscuote crescente interesse anche purtroppo in relazione all'aumento delle patologie che la determinano. In particolare l'ipovisione è un fenomeno in crescita e quindi oggetto di indagine medica. In Italia che dimensioni ha il fenomeno? Sì, al momento si contano circa 360.000 ciechi in tutta Italia, mentre gli ipovedenti, cioè coloro che hanno per legge fino a 3 decimi, sono in circa intorno al 1,5 milioni. Soprattutto crescente il numero degli ipovedenti negli over 50, in quanto appunto malattie degenerative, maculopatie senili, fanno sì che più persone abbiano una compromissione dell'organo di senso in età adulta. Ecco, l'IPAB Sant'Alessio, l'istituto che lei dirige, compie quest'anno 150 anni di attività. Ecco, in questo contesto qual è il vostro ruolo? Sì, la struttura nasce nell'ambito di quello che è il movimento filantropico della seconda metà dell'Ottocento, quindi di una iniziale assistenza nei confronti di persone con deficit visivo. Poi, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è andato strutturando invece attività maggiormente qualificanti le persone con disabilità visiva, quindi attualmente noi riabilitiamo ciechi e ipovedenti in ambito tifrologico o comunque squisitamente sanitario, prestiamo attività di assistenza alla scuola, facciamo attività di carattere educativo domiciliare presso le nostre sedi di Roma, Frosinone e Latina e in ultimo attività di formazione professionale, perché ovviamente l'indipendenza delle persone comunque passa sempre attraverso il lavoro, quindi la conquista di una dignità sociale, diciamo. Voi siete diventati nel tempo un'eccellenza nel vostro settore, però bisogna dire che le IPAB molto spesso in Italia non sono state un modello positivo di gestione. Sì, perché tutto quel movimento a cui facevo cenno precedentemente di aiuto verso l'uomo, poi in realtà ha fatto sì che tutte queste strutture che così consacrate nella legge Crispi del 1890, quindi istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza privata, raccogliessero, collazionassero molti beni anche di carattere immobiliare, quindi queste strutture sono diventate un po' delle cassaforti nel nostro paese, molto spesso attenzionate per così dire da parte della politica italiana, di un certo tipo di politica italiana riguardo a quelli che potevano essere gli interessi appunto di poltrona o di prestigio, dimenticando che invece questi beni patrimoniali erano a servizio di quelle che erano le finalità delle IPAB. E noi ad esempio appunto ci occupiamo di ciechi, ma sono tantissime le attività di questa istituzione nei diversi campi dell'attività sociale. Voglio dire, tristemente nota il Pio Albergo Trivulzio, che nel 92 diede via appunto a Tangentopoli ed era una IPAB. Ecco, veniamo appunto al rapporto con le istituzioni, visto che GR Parlamento di questo principalmente si occupa. L'attuale governo ha istituito, come sappiamo, il Ministero per la Disabilità, una scelta che è stata però molto criticata perché si è detto che l'istituzione di un ministero ad hoc in qualche modo possa ghettizzare ancora di più la disabilità, cancellando 80 anni di lotte per l'inclusione. Qual è il suo parere? Noi disabili rischiamo di vivere una duplice emarginazione, cioè quella di avere comunque un quid minoris, perché ovviamente la disabilità è collegata ad una minorazione che sia fisica, sensoriale o intellettiva, a quello che è lo stigma sociale, quindi la possibilità di individuare delle istituzioni ad hoc rischia esattamente quello di una potenziale ghettizzazione. Tuttavia abbiamo necessità che di disabilità si parli, che venga trattata anche appunto in ambito istituzionale, soprattutto in ambito appunto governativo, che vi sia un'attenzione. Io ritengo che soprattutto bisognerà guardare agli atti che il Ministero saprà compiere nel rivendicare quello che è appunto l'inclusione sociale, ma soprattutto l'affermazione dei diritti delle persone con disabilità, dove emerga più il soggetto che la minorazione.
Ecco, è stato criticato anche l'accorpamento in qualche modo di questa nuova struttura con il Ministero della Famiglia. Peraltro va ricordato che Vincenzo Zoccano, che è il sottosegretario di questo Ministero, è un non vedente e a quanto sembra questo è un importante comunque segnale di attenzione verso il vostro mondo. Beh, noi siamo molto contenti della presenza del dottor Zoccano nell'ambito del Ministero perché conosce molto bene le problematiche della disabilità visiva in Italia e quindi sicuramente rappresenterà un valore all'interno di istituzioni che non sempre invece comprendono quelle che sono le reali esigenze dei disabili. Certo, collegarlo all'interno della famiglia anche in questo senso è un'esigenza oggettiva, molto spesso il disabile può essere un valore all'interno del nucleo familiare, ma non ci dimentichiamo che può essere una viva preoccupazione e talvolta anche un elemento proprio di sofferenza per l'intero nucleo familiare, per i fratelli, per i coniugi, per i genitori. Quindi sicuramente dovremmo sgravare quello che è la famiglia da certi oneri che la disabilità comporta. La legge 104, ad esempio, per tante famiglie può rappresentare nella possibilità di avere dei permessi retribuiti per i lavoratori un aiuto concreto. Talvolta però può rappresentare un limite perché il lavoratore disabile può essere discriminato proprio perché ha diritto a questa assenza dal lavoro. Cioè, tutto noi siamo abituati, secondo me, come disabili a non ragionare in modo pregiudiziale. Quindi anche in questo senso abbinare disabilità e famiglia può rappresentare un valore, l'importante è che non si confini il disabile all'interno della famiglia, ma invece venga incluso nella collettività, nella società, perché possiamo svolgere un ruolo attivo all'interno anche appunto della società civile. Allora, allarghiamo un po' il campo sulla legislatura degli ultimi anni. Lo scorso governo ha ottenuto comunque un risultato importante perché la legge sul dopo di noi è comunque un passo avanti importante verso la tutela di chi comunque ha un handicap. Come dicevo in precedenza, la famiglia ovviamente spesso si trova a fronteggiare da sola quelle che sono le problematiche del disabile che rimane all'interno del nucleo familiare e che non sempre riesce ad affrancarsene conquistando la sua autonomia e la sua indipendenza. La preoccupazione viva, noi lo abbiamo anche qui con i nostri piccoli utenti, i loro genitori, ancorché giovani, si preoccupano appunto del momento in cui loro saranno assenti. Sicuramente aver fatto una legge che ha favorito quantomeno, anche se in termini ancora di benefits fiscali, intravedendo delle soluzioni a quelle che possono essere un futuro autonomo dei disabili quando non ci saranno i loro coniugi o genitori, è una tematica importante, è stato un modo concreto di affrontare il problema. Personalmente parlo sempre di senza di voi piuttosto che dopo di noi, perché al centro c'è il protagonista, è sempre il disabile, perché non dobbiamo attendere in maniera malinconica la dipartita del genitore, perché anche oggi la famiglia può avere esigenza di momenti di sollievo, di distanza dal disabile, a sua volta il disabile ha diritto a un suo momento di distanza dal nucleo familiare che talvolta può essere soverchiante. Quindi noi ad esempio stiamo organizzando dei weekend durante il mese in cui persone con disabilità complessa, quindi con pluriminorazione, trascorrono dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina in un appartamento in una zona di Roma dove appunto trascorrono dei momenti di autonomia e la famiglia a sua volta recupera, ad esempio la stessa coppia genitoriale, può recuperare una dimensione propria senza quelle che sono appunto le sofferenze, comunque gli impegni di avere una persona disabile all'interno del nucleo. Certo, ecco, un punto di particolare criticità è la riabilitazione visiva nell'infanzia, perché presenta notevoli buchi, prima di tutto la pessima distribuzione dei centri specializzati sul territorio nazionale. Ricordiamo che nel centro-sud 5 regioni, quindi circa 6 milioni di cittadini, non hanno servizi pediatrici specifici per la diagnosi e la riabilitazione visiva. Questo significa costringere le famiglie a spostamenti che costano fatica e costano anche soldi. Ecco, voi del Sant'Alessio potete dare delle risposte a questa domanda sempre crescente e come? Innanzitutto la problematica è in crescita proprio perché con le nascite premature, quindi prima del tempo normale di gestazione, quindi intorno già al quinto o sesto mese di gravidanza, il bambino sopravvive maggiormente oggi rispetto al passato, ma con danni neurologici che quindi afferiscono non soltanto alla vista ma anche alla parte neuromotoria, alla parte intellettiva,
al linguaggio, quindi noi trattiamo bimbi in cui il deficit visivo è complesso ed è associato ad altre minorazioni, e l'intervento tempestivo, quindi l'immediata riabilitazione anche in fase neonatale è importantissimo, altrimenti abbiamo un ulteriore aggravio di quello che è il danno patologico. Il centro regionale è Sant'Alessio, si riferisce all'intero centro sud, quindi abbiamo un bacino d'utenza veramente sproporzionato e che, al quale non riusciamo ovviamente a porre rimedio. Certamente il collegamento con i centri nascita e la possibilità di comunque far capire che si può intervenire anche quando il bambino presenta un deficit così invalidante è fondamentale, e quindi già l'informazione nei confronti delle persone, delle famiglie sarebbe importante. Certo, domani avere dei presidi di disabilità o comunque degli interventi neonatali tempestivi locali, geograficamente distribuiti, è assolutamente necessario, ma in questo momento l'informazione è fondamentale. Noi diciamo che la cecità innanzitutto si combatte con la conoscenza. Voi siete molto attivi nel settore della formazione, altro nodo cruciale è il tema del lavoro, che è direttamente connesso a quello della formazione e che purtroppo ha leggi ormai piuttosto datate. Ecco, cosa chiedete alle istituzioni? Innanzitutto di abbandonare quella visione del collocamento diciamo generalizzato, nel senso di immaginare delle professioni come quella ad esempio del centralinismo, della massofisioterapia, cioè storiche per i ciechi, perché attraverso l'utilizzo del senso vicario, come possono essere appunto le mani, il tatto o l'udito. Cioè, dobbiamo immaginare, come diceva la legge sul collocamento mirato della fine degli anni 90, cioè di immaginare un match tra quelle che sono le qualità del singolo disabile adeguatamente formato e quelle che sono poi le opportunità lavorative. Non riusciremo certamente oggi nel nostro paese a collocare i giovani senza minorazioni, immaginiamo quali possono essere le difficoltà di reperire un lavoro per un disabile visivo. Tuttavia dobbiamo potenziare le abilità. Noi in questo momento ad esempio ci siamo rivolti verso una professione innovativa, cioè che è quella del perito fonico forense, cioè di colui che è preposto alla trascodifica delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Contando sulla capacità uditiva dei ciechi, vista la pletora di intercettazioni a cui oramai la gran parte dei cittadini sono sottoposti, si ha la necessità che queste intercettazioni vengano esattamente trascritte, quindi anche con quelle pause, con quegli intercalari, con quelle frasi dialettali che possono sottendere anche un significato diverso da quello che effettivamente poi invece, se trascodifichiamo la parola, può interpretarsi. Quindi questo è un'opportunità di lavoro perché passa comunque attraverso l'abilitazione del singolo, certamente anche un riconoscimento della professione, quindi in questo caso chiediamo alle istituzioni un riconoscimento dell'albo dei periti fonici forensi, perché solo sulle abilità i nostri lavoratori domani potranno competere. Altrimenti, se c'è una indistinzione, certamente il deficit visivo può rappresentare un limite per l'affermazione della persona. Quindi noi chiediamo che le professioni vengano normate in maniera adeguata, enfatizzando quell'aspetto meritocratico di potenzialità, di abilità, in cui poi il disabile può dire anche la propria. In conclusione, Organtini, la sua esperienza di dirigente nella pubblica amministrazione, disabile visivo, è raccontata in un libro, Liberi, Autonomi e Felici, che raccoglie peraltro testimonianze di disabili visivi che hanno vinto gli ostacoli della disabilità. Ecco, questo deve essere comunque un incoraggiamento, uno sprono a far capire che, quale che siano gli handicap fisici, si può arrivare dove si vuole. Certamente, io appunto sono stato avvocato fino a 4 anni fa, quindi libero professionista a Roma. Nel momento in cui c'è stata questa posizione di poter svolgere un ruolo nella pubblica amministrazione da dirigente, mi sono sentito di coglierla perché ritengo che in quello che io definisco il profit sociale, le persone che hanno avuto un'esperienza di disabilità, l'hanno tuttora o comunque hanno in maniera resiliente risposto positivamente a quello che sono stati gli incidenti della loro vita, può rappresentare un valore per l'intera collettività. Io mi trovo a gestire una pubblica amministrazione in questo momento che comunque ha un fatturato di 12 milioni annui, ha circa 500 unità di personale e si rivolge a più di 1.000 persone, 1.200 sono i nostri beneficiari in tutto il Lazio.
dove quindi la possibilità della organizzazione, che è un elemento fondamentale nella vita del disabile. Il disabile, se al mattino non si organizza, rischia di non uscire di casa, e quindi sono elementi che si possono mettere a frutto di un'organizzazione ampia come quella della pubblica amministrazione, dove ho trovato talvolta anche invece oramai un abito mentale un po' anche frustrato da quelle che sono le penurie della finanza pubblica, dove sono quelle di un contratto collettivo che viene approvato sempre tardivamente, per cui non consente quel dinamismo all'interno, quella meritocrazia, quella competitività. Ecco, penso che veramente se domani formassimo più disabili nell'ambito della pubblica amministrazione, questo potrebbe rappresentare un valore per l'intera collettività, in cui la pubblica amministrazione, accanto all'imprenditoria privata, deve svolgere un ruolo importante per il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Ringrazio Antonio Organtini, direttore generale del Centro Regionale Sant'Alessio di Roma. Ringrazio Edmondo Cotta per l'assistenza tecnica e Francesco Galluzzo in regia. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.